piace a tutti, siete tantissimi, sono emozionatissimo. E innanzitutto ringrazio Mirko che mi ha consentito di completare le slide. Prendete un po' di tempo. Mi chiamo Roberto Reale, faccio il consulente per l'e-government, per la pubblica amministrazione. Non posso dire quale, ma è quella che mi fa far tardi con le slide. E con alcuni amici, qualcuno dei quali è presente anche in questa sala, sto mettendo insieme un po' di forze per creare un gruppo, un osservatorio, diciamo, sulle applicazioni della tecnologia alla cittadinanza digitale, alla politica, alla società civile in generale. Cosa facciamo stasera? Una brevissima presentazione, so che è tardi, non mi c'erano tantissime, poi ci sono tarde o pizza di là. Allora vi posso trattenere un po' più a lungo. Su cosa parleremo? Parleremo innanzitutto di una brevissima introduzione su quali sono le possibili interazioni tra intelligenza artificiale e politica, quindi andiamo un po' all'alto livello. Dopodiché restringiamo più il campo, d'altra parte questo è un meetup di machine learning, dove ci soffermeremo su una particolare applicazione di questa disciplina, cioè la sentiment analysis, ai testi politici. E vedremo anche un esempio pratico. Volevo un attimo dire, scusa, la slide precedente. Ci riesco. Non va, forse col mouse. Ok. No, davanti. Manca. Infatti l'ultimo commit non è andato nel caso. E se qualcuno è col PC o anche col telefono, devo fare 5. Ecco, questo non avrei dovuto metterlo all'inizio, perché se provate ad andarci trovate appunto la, diciamo, la proof of concept, la web app, che è costruita in base ai principi che adesso andremo a vedere. Questa qui cosa fa? Magari se provi un attimo a cliccare. Faccio quello che vuoi. Ok, la vediamo brevissimamente, però poi passiamo alla teoria. Cosa fa? È una web app che ha dietro un modello addestrato su un corpus di cui dopo parliamo, che in input prende un testo, un articolo di giornale, ma anche un testo libero, e cerca di predire qual è il colore politico di quel testo e anche quali sono le categorie di cui quel testo sta parlando. Che so, welfare per esempio, politica in generale, sanità, difesa, eccetera. Possiamo anche provarlo subito, non è ovviamente attendibile al 1000x1000, è un prototipo, però per esempio se proviamo ad analizzare questo che è il primo articolo della nostra Costituzione, ecco, ovviamente il primo indicatore ci lascia abbastanza dubbiosi, o per meglio dire, potrebbe darsi che in qualche modo abbia senso, ma quello che ci interessa soprattutto naturalmente sono il secondo e il terzo indicatore, che sono quelli che vanno a individuare qual è il dominio cui il testo appartiene. Lo stesso meccanismo è alla base invece della seconda sezione, che analizza un articolo di giornale. È esattamente identico al primo, se non per la presenza di un meccanismo iniziale, naturalmente, che fa il parsing della pagina, scraping della pagina web, secondo insomma, metodi ormai consolidati, classici, diciamo. Questo puoi provare lo stesso testo, naturalmente, ma possiamo anche provare con un qualsiasi articolo di giornale, un manifesto politico, un programma elettorale, eccetera. Però vediamo un po' la teoria, questo dopo ci giochiamo. C'è una terza sezione, in realtà questa terza sezione è costruita, fa la stessa
cosa che fanno le altre due, ma su articoli di giornale scaricati dalle pagine di sei quotidiani italiani di varia estrazione politica, quindi dal Sole 24 Ore, Repubblica, il Giornale, il Libero, il Fatto Quotidiano e l'ultimo non ricordo. Questa cosa qui, la web app la fa nel momento in cui viene lanciata. In realtà io il lancio l'ho fatto a fine agosto, quindi vedete che alcuni di questi titoli sono appunto abbastanza vecchiotti, però in ogni caso l'analisi che viene fatta è la stessa. Al momento appunto si tratta di un prodotto, però è chiaro che poi col tempo su questa cosa ci si può costruire, innanzitutto magari rendendo un po' più responsive l'interfaccia, perché vedete che dal cellulare non è comodissima, e poi magari costruendo anche un'app nativa per cellulare, un sistema di API, eccetera. Però adesso basta di giocare, andiamo. Ok, grazie. Volevo iniziare con questa citazione di... Ah, vedi che si è aggiornato, forse... Ah, perfetto. Si è aggiornato anche questo, ovviamente. Dal libro di Wiener, non il più famoso sulla cibernetica, che tra l'altro quest'anno fa 70 anni, ma uno degli ultimi scritti, Gordon Gollen, una citazione che io trovo molto significativa. Le macchine, da un lato, ci aiutano, però se speriamo di poterci in qualche modo riposare, rilassare nel sogno abbastanza ingenuo, in un sogno in cui immaginiamo un futuro nel quale noi non avremo più necessità di pensare, questo è probabilmente un'illusione. Anzi, le macchine che calcolano o addirittura le macchine intelligenti sono qualcosa che in qualche modo ci costringono a spingere la nostra mente, la nostra intelligenza ancora oltre, non solo, anzi non tanto per una questione di competizione o emulazione, ma per chiarire qual è la profondità che sta dietro l'automatismo. Adesso non approfondiamo questo testo, ma leggevo tra l'altro un libro di Zanini ieri sulla la dittatura del calcolo, in cui lui cosa fa? Si chiede come sarà possibile mantenere il controllo, e per controllo intendiamo anche qualcosa di molto preciso, quindi per esempio il controllo dell'errore su algoritmi che diventano ovviamente sempre più complessi. A questo naturalmente lo si fa portando avanti un pensiero critico, matematico, sempre più rigoroso in qualche modo, quindi scendendo sui fondamenti, man mano che il calcolo in qualche modo prende. Allora, primo tema, brevissimo, intelligenza artificiale e politica. Io credo che questi siano i quattro temi principali dell'interazione. Quindi il modo in cui l'intelligenza artificiale influenza la politica, quindi per esempio l'uso di strumenti automatici per la decisione politica, quindi per l'analisi delle situazioni e per decidere, per esempio, se determinati finanziamenti possono essere erogati a determinati soggetti, in determinate aree del paese, anche ovviamente in presenza di un tornaconto elettorale. Seconda area, l'opposto della prima, la governance, quindi come la politica in qualche modo stabilisce le regole di controllo e di gestione dello strumento. Trasparenza, quindi quanto di queste regole è esposto al cittadino, quanto no, e l'ultimo, che è quello che ci riguarda più da vicino, l'aspetto analitico, quindi l'aspetto che vicino al machine learning, quindi in questo senso intendiamo l'intelligenza artificiale in modo molto molto più ristretto e più tecnico. E in quest'ambito noi cosa andiamo? Grazie. Appunto ad occuparci di sentiment analysis. Sappiamo tutti naturalmente cos'è, però una definizione io trovo precisissima, quella adattata in realtà, ma la prima fonte di questa definizione è Wikipedia, che caratterizza appunto
sentiment analysis come l'uso di strumenti, di metodi computazionali che identificano, estraggono, quantificano e studiano stati soggettivi. E gli strumenti per far questo sono strumenti classici, essenzialmente questi quattro. Noi naturalmente nel nostro esempio non andremo a prendere in considerazione l'ultimo, ma ci fermiamo ovviamente sui primi. Per quanto riguarda naturalmente l'analisi di testi politici, è chiaro che oltre a un modello, che vedremo dopo, abbiamo anche bisogno di un dataset su cui addestrare quel modello. Ed è questa la parte delicata, naturalmente, perché il dataset è costruito a mano, naturalmente, annotato a mano, e in un tema, in un ambito così anche in qualche modo difficile da definire, da esprimere quantitativamente e qualitativamente, come è quello dei testi politici, è chiaro che i criteri, la metodologia usata per mettere insieme e annotare questo corpus è una cosa, diciamo, che è al centro della questione. Esiste un progetto tedesco che raccoglie tutti i programmi di tutti i partiti politici in 56 nazioni dal 45 ad oggi, o della prima legislatura dopo la seconda guerra mondiale ad oggi. Testi che sono annotati a mano da esperti di scienze politiche, che siano anche, tutto questo è nella descrizione naturalmente dei criteri del progetto, che siano anche parlanti nativi della lingua in cui il testo è redatto. E inoltre per alcune nazioni, come per esempio la Germania, l'Italia, la maggior parte delle nazioni europee, sono presenti anche, sono raccolti anche alcuni degli atti delle discussioni parlamentari. Le collezioni di cui il corpus, mi scuso per questa parte un pochettino, forse è un po' più arida, però è necessario per capire qual è lo sforzo che c'è dietro ad un progetto del genere. È un progetto peraltro su cui poi noi andiamo ad appoggiarci per la nostra analisi. Le collezioni principali appunto sono queste quattro. Paesi democratici, perché? Ovviamente perché a noi interessa, da questo punto di vista, interessa naturalmente interessano quei paesi in cui esiste una pluralità di partiti politici, non uno solo, paesi totalitari o non dotati di una democrazia liberale, non sono neanche presi in considerazione. Le elezioni, nella seconda collezione, le elezioni, sono elezioni per la Camera bassa del Parlamento, quindi nel caso italiano per esempio per la Camera dei Deputati, dalla prima elezione democratica, quindi nel nostro caso dal dopoguerra. Quindi non esiste per esempio per l'Italia in questo corpus, non esistono i testi della Assemblea Costituente, ma si parte immediatamente con le prime elezioni successive. I programmi dei partiti politici che dal 45 ad oggi hanno ottenuto almeno un seggio in Parlamento, e infine una raccolta di documenti che forse tra l'altro la collezione è anche un po' più interessante, perché sono i documenti che vengono emanati dai partiti come programmi elettorali prima appunto delle elezioni, e sono quei documenti che forse sono anche in qualche modo i più elusivi, anche perché è un luogo comune, però è anche vero, e questo tra l'altro lo si trova in letteratura, è studiato tantissimo, ed è anche vero che il messaggio, il linguaggio anche dei programmi elettorali, quindi dei testi dei partiti che sono rivolti all'elettorato, è completamente diverso dal linguaggio che gli stessi partiti adoperano all'interno, nei cosiddetti gabinetti della politica. Questo non è, in realtà non vuole essere un discorso deliberatorio dei partiti, è naturale che sia così.
nel bene o nel male, naturalmente. E appunto, come vi dicevo, la codifica o annotazione del corpus è condotta da esperti del dominio e anche madrelingua, appunto paese per paese. E abbiamo un dataset principale, insieme ad altri che però non prendiamo in considerazione, in cui appunto ciascuna riga rappresenta un programma elettorale, ci sono variabili, ci sono le dimensioni della data e del partito politico, e questa è la dimensione attuale, 4.282 testi politici. Quindi un bel lavoro, tra l'altro è una cosa tipicamente tedesca, il fatto appunto di condurre un lavoro così sistematico che abbraccia un campo così vasto, non soltanto i testi politici, diciamo, della Germania, ma 56 nazioni, da 45 è tantissimo. Respubblica invece cos'è? È il nostro progetto, piccolo progetto che si appoggia. Una cosa che volevo dire a proposito del manifesto è che è possibile accedere il progetto è interamente aperto, non solo per la tipologia di studio, la bibliografia intera del progetto è disponibile, è possibile accedere al dataset attraverso una quantità di interfacce a non finire, di scaricare, di un dataset in CSV, connettersi attraverso un pager dedicato per R, connettersi attraverso una API totalmente libera e usare anche altri livelli di accesso. Quindi il principio del progetto è quello appunto di favorire naturalmente la divulgazione del sapere. E d'altra parte il progetto è sponsorizzato da una rete del CNR tedesco, che non ricordo come si chiama, ma quelle simile. Ok, sì, esatto. Perfetto. Per quanto riguarda invece il nostro progetto, noi ovviamente ci siamo riferiti al caso italiano. Quindi due sotto insieme il dataset principale del manifesto project, quindi testi del Parlamento italiano, ovviamente non tutti gli atti del Parlamento, ma una selezione dei testi, e programmi politici dei partiti. Questa è un po' la parte più tecnica, ma andiamo velocissimi. D'altra parte il metodo seguito è abbastanza classico, è descritto in alcuni articoli che troverete voi nella bibliografia del progetto. In ogni caso, questo immagino abbiamo già visto. Quello che è importante notare è che nella migliore tradizione software libero non abbiamo sviluppato tutto da zero, quindi non solo il dataset, ovviamente non l'abbiamo creato noi, c'è stato un lavoro in mano naturalmente, ma anche il software è un fork, adattato però al caso italiano, di un progetto tedesco, in questo caso, che era specializzato per la 17ª legislatura, insomma, no? Del Parlamento federale. E il progetto lo trovate, sia questo, sia il mio, dopo ci saranno i riferimenti, sia l'origine del fork su GitHub, sono ovviamente sorgente aperto, si chiama FIPI, cioè Führer Politischer Programm, e vediamo qua. Questo è soltanto un frammento del modello, diciamo un modello di classificazione molto, molto classico. Queste quantità qui, le vediamo anche sulla pagina successiva, sono le etichette che identificano i vari partiti, nel caso della suddivisione per classi di argomento, eccetera, eccetera,
Budoklo è un grande, scusate, è il vettore che appartiene a DivaK, dove K è il numero totale di etichette ed è V1, VK, V1, VK sono i vettori in peso. Ovviamente a questo punto andrà anche valutata più grande, quello si fa con un metodo di ottimizzazione con gradiente quasi ingegnato, ma su questi dettagli non mi trovo in debolezza della letteratura poi in bibliografia. E qui, come vi dicevo, ci sono le caratteristiche della web app, quindi predizione di testi liberi e di articoli di giornale, e poi per la terza sessione, come abbiamo visto prima, nel momento in cui l'applicazione parte, ma su questo ci si può lavorare e fare in modo che ci sia una periodicità di acquisizione, la web app cosa fa? Si connette appunto a sei quotidiani italiani principali. In realtà nessuno vieta di giungere quanti ne vogliamo, però siccome viene, per ciascuno di essi viene fatto un parsing della pagina, o uno scraping meglio, della pagina web corrispondente, e ovviamente ogni portale di ciascun quotidiano ha la sua struttura, naturalmente per aggiungere ulteriori fonti basta scrivere i relativi connettori, è molto modulare come struttura. D'altra parte esiste anche un Python che lo fa per i quotidiani anglosassoni, questo ovviamente va adattato al caso italiano. E la web app è basata appunto su Python con SciPy e Scikit-learn per machine learning, Pandas per l'XML, eccetera, eccetera, Docker e naturalmente deployato in cloud. Il codice lo trovate su GitHub. Ovviamente grazie a tutti per le domande. Il progetto andrà avanti e quindi se avete volendo qualche naturalmente modifica, qualche integrazione, qualche feature che vi farebbe piacere inserire, fatecelo sapere. Grazie ancora. Significato diverso. Sì, in realtà questa è una domanda interessantissima e cruciale perché una delle applicazioni del modello è appunto quello di capire quanto le categorie politiche nel tempo siano variate. È chiaro che se io uso come dataset di training la totalità dei documenti dal 45 ad oggi, no, naturalmente ottengo qualcosa che è funzione dell'intero dataset. Quindi in questo senso io non ho la misura della variazione. Però io posso limitarmi, per esempio, al decennio, agli anni 50, immaginiamo, restringere il dataset di training e usare poi il modello su testi che sono di oggi e verificare quanto il modello, tra virgolette, sbaglia. In quel caso probabilmente non sta sbagliando quello che è successo, che nel frattempo appunto ha avuto uno scostamento semantico, non delle categorie politiche. Quello potrebbe essere, anzi è davvero, lo vedo, l'applicazione cruciale, anche per capire se vogliamo quanto gli stessi messaggi, gli stessi programmi partiti nel frattempo negli anni si siano spostati, quindi non soltanto deriva semantica, ma anche una in qualche modo ontologica, no? Del partito. Ci potrebbe dire in cosa avete osservato che questo algoritmo è particolarmente buono ed efficace ed accurato e invece in quali ambiti ci sono ancora margini di miglioramento? Un
Una prima considerazione è che le librerie sottostanti non sono le più aggiornate, hanno potuto usare TensorFlow, ma questo avrebbe significato naturalmente di scrivere il software ex novo. Sì, no, certo, questa è una prima considerazione. Per quanto riguarda poi invece gli aspetti, è chiaro che un testo, naturalmente una prima considerazione è che un testo molto lungo naturalmente viene individuato molto meglio di un testo breve. L'individuazione tra l'altro è abbastanza precisa su determinate parole che sono slogan. Possiamo anche fare una prova se vogliamo, ma a me è venuto in mente qualcuno. Analizzo un test. Ecco, se io scrivo, che so, razza, mi aspetto che sia una caratterizzazione di razza. Di in effetti lo è, però lo è di poco. Questo perché non è detto che la parola naturalmente sia usata nel significato, come dire, proprio, principale, quello intendiamo, in tutti i contesti che ho presenti nel dataset di training. Testi però più complessi, se io provassi per esempio a prendere qualche articolo, questo possiamo anche fare, oppure scrivere qualche testo, così. Io ho provato per curiosità a inserire il primo paragrafo del manifesto del Partito Comunista di Max Hegel, naturalmente tradotto in italiano, si può fare la prova, non so, adesso dovremo prendere, ovviamente copiarlo dal web da qualche parte, e non è individuato come testo di sinistra, però questo perché? Perché in quel paragrafo dell'incipit naturalmente è assente una caratterizzazione politica. Quello che voglio dire, ovviamente tutte queste sono considerazioni come dire euristiche, però il voler cercare in ogni testo naturalmente una connotazione politica può portare a risultati fuorvianti. Okay? Un testo che sia, tra virgolette, neutro da quel punto di vista, viene individuato in un determinato modo, ma non è detto che ci sia una reale corrispondenza. E dove può funzionare meglio, io credo che ci sarebbe bisogno di un corpus molto più grande dietro. Il problema principale naturalmente è che un corpus del genere va creato a mano, annotato a mano, perché non esiste un argomento. Non esiste. Esatto. Non esiste un argomento. Non esistono modelli che siano in grado di predire il colore politico di testi, per esempio nel 45, in modo accurato, più lo sappia, quindi tutta questa attività va fatta almeno ad oggi manualmente. Quindi se volessimo inserire, che so, per esempio la totalità degli atti del Parlamento italiano nel dataset di treni, sarebbe una cosa naturalmente immane, e che però potrebbe portare ad un miglioramento. Quello che si potrebbe fare forse, a patto di avere una sufficiente base di utenti, è acquisire anche il feedback, la retroazione dall'utente, che magari su un determinato testo si aspetta qualcosa, il modello risponde in modo diverso e l'utente potrebbe indicare quanto quella risposta si è discostata dalla sua previsione, dal suo sentimento. Non so se ho risposto in modo... Beh, in ultima analisi possiamo dire sempre che il giudizio umano serve ancora. Sì, assolutamente. Quello che diceva con la frase di Lina, è il momento. Forse serve anche di più questo. Volevo sapere se destra e sinistra sono gli estremi dello spettro, cioè, quindi sono irraggiungibili sostanzialmente? Sono raggiungibili soprattutto su testi brevi,
ci sono dei casi in cui, tra l'altro, se leggo l'articolo della Costituzione mi ho dimenticato come sinistra, e secondo me perché conteneva la parola lavoro. E quello è il massimo di sinistra? Ma il massimo no, perché la scala è discreta, sono semplicemente 4 valori, destra, centrodestra, centrosinistra e sinistra. In questo momento. No, quindi prima era uno sinistra, se non sbaglio, perché è il massimo quello. Sì, sì. Ok. E poi volevo sapere nel tempo se è in grado, per esempio, se siamo in grado di mettere l'anno di riferimento, se valuta rispetto a quell'anno, rispetto al panorama di quell'anno, se pensate di altre cose. Questa potrebbe essere un'ottima, se faccio un suggerimento. Quindi restringere il training a quell'anno. O magari fino a quell'anno, rispetto all'inizio del dataset fino a quello, perché oggi per esempio è chiaro. Molti temi, per esempio, sono ripresi da altre parti, quindi è molto utile. Sì, ripeto, questo è anche un modo per confermare il fatto che appunto c'è stato proprio lo slittamento, no, lungo l'arco parlamentare, sono addirittura inversioni in alcuni casi, per alcuni periodi, assolutamente. Allora, stiamo restando che è molto interessante, volevo però capire meglio qual è esattamente il target, cioè lo scopo dell'iniziativa. No? Tu hai detto, ho collezionato, noi lavoriamo sui testi del 45 oggi, chiaramente un testo politico del 45, oltre che per le tematiche, che per il linguaggio, è completamente diverso anche per l'interesse del pubblico da quello di oggi. No? Quindi intanto qual è esattamente lo scopo? E un'altra cosa è se non potresti usare i social network per far taggare, ci sono la maggior parte delle persone spende giornate, mesi uomo del loro tempo libero lì su Twitter a insultare chi non la pensa politicamente come loro. Potresti aprire dei fake account che lanciano i testi e vedere delle persone di dichiarata fede o di destra o di sinistra come li taggano, a quel punto puoi sfruttare, diciamo, la manovalanza inconscia di questi lavoratori loro malgrado, per questo potrebbe essere. Sì, grazie per la domanda Paolo, è pertinente, in realtà sono due domande, la prima è su avere l'obiettivo in generale e verificare che una cosa del genere è possibile, certo lo sapevamo già, no? Perché rientra comunque nell'ambito della segmentazione analisi, però in pratica quali sono le specificità del caso appunto politico. Che il dataset sia così grande è una scelta di progetto perché si tratta di un prototipo e perché restringendoci a un dataset più piccolo naturalmente abbiamo un dataset più piccolo, quindi la probabilità di individuare con correttezza, con esattezza il colore politico potrebbe scemare. In realtà non è detto perché appunto dicevamo che c'è questo scostamento nel tempo. Potrebbe essere un'evoluzione, come si diceva, stabilire quali sono, diciamo, dare all'utente la possibilità di stabilire il range del dataset di addestramento. Potrebbe essere senz'altro un'evoluzione interessante. Però in generale l'obiettivo è appunto di costruire qualcosa, uno strumento per quanto in forma assolutamente embrionale che possa anche nel tempo, con tutti i vestiboli del caso, aiutarci a individuare, a fare un'analisi, diciamo, almeno macroscopica, del colore politico, non di un testo singolo, perché facciamo meglio noi nel modello, probabilmente, però di tanti, volendo esaminare, che so, tutti qual è il colore politico, per esempio, di un'intera testata nazionale, quindi leggere gli articoli di Repubblica, che so, dal 1980 ad oggi, e verificare appunto quale sarebbe l'orientamento, e certo a priori lo sappiamo, però nello stesso tempo avere una sorta di conferma dal modello potrebbe essere interessante. Invece l'altro discorso, quello dei social network, è anche molto interessante, però è un ambito diverso, è anche un punto di vista diverso, perché noi qui ci siamo posti tra virgolette a priori, nel senso che siamo noi, in realtà chi ha notato il corpus, chi ha stabilito
modo a priori in base alla propria sensibilità, qual è testo per testo, unità per unità, qual è appunto il colore politico di quel frammento e a quale categoria appartiene. È chiaro che è un punto di vista opinabile, quindi stiamo parlando di un'equipe di esperti che ha fatto questo. Il punto di vista dei social network sarebbe opposto, quindi lasciare agli utenti la responsabilità in qualche modo di dire la loro sul, appunto, sul testo di input. Però in quel caso otterremo un risultato probabilmente diverso, perché non è detto che l'utente abbia coscienza del proprio colore politico e di quello del testo che sta leggendo. Cioè, non è un punto di vista, come dire, potrebbe sembrare, diciamo, elitistico, però quello che vuol dire è che è semplicemente diverso, quindi un'inversione dello sguardo, nel senso che da un lato c'è l'esperto della materia che in modo più o meno autorevole attribuisce un'etichetta, dall'altro invece c'è un utente di cui però non sappiamo nulla e che soltanto nel numero molto grande, quindi la somma degli input, quindi avendo a disposizione un numero molto grande di istanze, diciamo, di questo utente, quindi di utenti che fanno questo gioco, naturalmente potrebbe avere senso considerare. Però questa cosa viene fatta quotidianamente da chi fa data journalism, per esempio. Insomma, esistono tantissimi modelli che fanno questo. Questo qui è un po' diverso, appunto, perché si pone dall'altro punto di vista, quello dell'autorità, se forse un po' datato, diciamo, però nello stesso tempo credo che vale la pena considerare anche questo. In effetti potrebbe anche essere interessante confrontare i due tipi di approcci, magari appunto anche col sistema del feedback, quindi l'utente può lasciare il proprio feedback sul risultato del modello. Tra i testi presi in considerazione del corpus, avevi parlato degli atti parlamentari, sì, che non ci sono in questo momento. No, c'è una selezione. Ma gli interventi invece al Parlamento? Perché gli interventi al Parlamento sono espressione diretta di una parte politica. Sì. Se tu riesci a estrarre le categorie dagli interventi di cosa parla, tu riesci a fare sostanzialmente una mappa. Siccome gli interventi ci sono, sì, formato strutturato sull'internet, siccome l'estrazione di categorie da un testo è un lavoro che sappiamo fare, no? Potrebbe essere un'idea. Sì. Sì, assolutamente, questo rientra nel discorso che facevamo prima di in qualche modo ampliare il più possibile il dataset. Sia gli interventi, sia la discussione generale del Parlamento, delle commissioni parlamentari, o perché no, anche delle giunte regionali, comunali, eccetera, non sarebbe da escludere, però si tratta ovviamente di un'estensione che richiederebbe un certo effort. Da prendere comunque in considerazione come evoluzione, se assolutamente. C'è qualcun altro? Facciamo l'ultima. Che dopo si mangia? Capitante. Salve, comunque complimenti per la presentazione. Avrei una domanda un po' leggermente tecnica, perché intanto lei ha detto che era possibile trovare, magari lo è, non sono stato in grado di trovare la bibliografia o qualcosa di più tecnico, visto la formula del classificatore, quindi la valutazione della probabilità, se potesse dirmi dove posso trovare, se c'è, diciamo, paper o qualcosa di riferimento del progetto. E poi avrei una domanda per quanto riguarda la metodologia di analisi, perché come ha fatto l'esempio precedente, ha utilizzato la parola razza. Giustamente la parola razza analizzata per così può significare qualcosa di buono, qualcosa di brutto. C'è chi ad occhio ha visto razza e ha pensato alla razza, alla divisione di razza, quindi la discriminazione. C'è chi ha pensato a una razza di un cane, detto in italiano non è una parola brutta. Questo mi fa pensare un attimino alla tipologia di analisi. Ho visto che avete utilizzato, se non erro, la bag of words, giusto?
Ma la Bag of Words, lei non crede che abbia problemi giustamente nell'analisi del contesto, perché manca l'analisi del contesto, che penso sia fondamentale l'analisi del contesto in delle frasi politiche che hanno un determinato peso, perché cambiando l'ordine delle parole in tante lingue cambia il significato. Avete pensato di cambiare il livello oppure pensate di mantenerlo? E grazie per la domanda, perché questo è uno dei punti, rispondo anche alla tua domanda. Sì, la Bag of Words tecnicamente non è lo strumento più alto, però è quello tra quelli computazionalmente più economici, tra virgolette. E, sì, sicuramente andrà sostituito come approccio, perché naturalmente il contesto qui lo perdiamo quasi del tutto. D'altra parte, il problema del contesto è sempre, degli algoritmi di machine learning è sempre un problema grosso, no? Basti pensare che anche algoritmi sofisticati come quelli di social network non sempre riescono a distinguere tra il testo offensivo e il testo che invece è una parodia del testo offensivo, per esempio. Certo, lì è ovviamente un contesto più sofisticato probabilmente, però diciamo questa deficienza la si sposta semplicemente a un livello superiore, ma non che lo sappia, oggi non ci sono algoritmi che sono in grado di, come dire, individuare in modo assolutamente completo il contesto, anche perché il contesto può essere anche solido, diciamo, dipendere da condizioni che non sono all'interno dell'analisi. E questo noi li percepiamo. Però la domanda è pertinentissima, perché appunto il Bag of Words andrà in qualche modo. No, no, è giustissimo, assolutamente. Vedo, questa è tra le modifiche che andremo a fare. Per quanto riguarda la bibliografia, prometto che sul repository di GitHub del progetto, magari stasera non l'ho capito ancora, però ce l'ho, e lo trovate github.com/reale, è il mio cognome, /nome del progetto, che è Repubblica, Respubblica, alla latina. Quindi quello ci sarà stasera. Grazie ancora.